No, una delle mie ambizioni quando ho iniziato a fotografare, che ho conservato anche quando ho montato il libro Varianti, no? Era quella di fare un libro di storia della fotografia attraverso le immagini. Un libro che raccontasse la storia della fotografia attraverso una fotografia che facevo io. Raccontando, imitando, copiando Agé piuttosto che Evans, piuttosto che altri. Allora, l'archivio non è finito, è un magma. Ho fatto delle fotografie, sono lì, ma queste fotografie messe una vicino all'altra assumono un senso, ma no, potrebbe essere che potrei anche ristamparla meglio o peggio, ma magari peggio. Però è la trasformazione che ci interessa, la trasformazione del magma, niente di definitivo, per carità, invece la firma suggella, è tutto un processo, andare sul posto, vedere, guardare, ritornare a casa, fotografare, guardare quello che hai fotografato e dire ma che cazzato ho fatto oggi, e poi ci dicono no, però non è mica neanche male, anche se è sporca. Anche se c'è una macchia, figurarsi dopo i galleristi se c'è una macchia. Non c'è un progetto. Io non sono contrario ai progetti fatti da Torino, no? Così come vado a fotografare, lavoro sul campo, ma come diceva Antonioni, che gira domani mattina, ma ancora alla sera non sa come cosa filmare. Ecco. Certo, anche nel lavoro di molti fotografi di oggi c'è questa ambizione indotta di avere un progetto, perché un progetto significa che hai pensato, no? Ma la fotografia non è un pensiero verbale. E quando noi pensiamo, chiudiamo gli occhi perché pensiamo verbalmente, non pensiamo per immagini. Anche Suar dice la differenza fra una fotografia di qualità è una fotografia stupida, è che il fotografo non ha pensato prima, non ha fatto il progetto prima. Ma questo non è mica vero.